È trascorso un anno dalla tragica scomparsa di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni uccisa a Senago, Milano, dal compagno Alessandro Impagnatiello. Giulia era al settimo mese di gravidanza e avrebbe dato alla luce il piccolo Tiago in estate. Oggi, dopo 12 lunghi mesi, la madre di Giulia ha finalmente potuto entrare nell'appartamento dove è avvenuto il delitto, il piccolo bilocale di Via Novella che la coppia condivideva. Cara Giulia, finalmente ho riportato tutto ciò che era tuo a casa. Ha scritto la madre Loredana Femiano prima di tornare a Sant'Antimo, la cittadina alle porte di Napoli, dove Giulia è nata e cresciuta prima di trasferirsi al nord per lavoro e amore. Qui la giovane desiderava costruire la sua nuova vita. Ho pianto, mi sono disperata, distrutta, devastata, ho annusato ogni tua cosa. Da ieri sera sento il tuo odore ovunque, vedo finalmente le cose come se fossi tornata a casa. La Corte d'Assise di Milano ha recentemente autorizzato il dissequestro dell'abitazione di Senago. Nello stabile, pochi giorni dopo l'omicidio, gli investigatori avevano rinvenuto numerose macchie di sangue sparse tra il pavimento del salotto, le scale del condominio e i garage. Secondo i carabinieri, il barman 31enne avrebbe preparato la scena del delitto, arrotolando il tappeto di casa prima dell'arrivo della fidanzata, coprendo il divano con un telo per non sporcarlo e pulendo poi la scena del crimine con attenzione maniacale. Provo un dolore immenso, mi lacera, mi toglie il fiato, mi squarcia il cuore, quello che ne resta, ha scritto la madre di Giulia Tramontano in una lettera indirizzata alla figlia scomparsa. Ora ho le tue cose qui, sento il tuo odore in tutta la casa, ma tu, Giulia mia, vita mia, senza di te, non sono più niente.